In apertura il Consiglio Comunale straordinario a Pescara, richiesto dalle opposizioni per discutere dei riflessi, delle ripercussioni di tipo politico e amministrativo dell'inchiesta giudiziaria che ha travolto il settore lavori pubblici del Comune. Il nome dell'inchiesta era Tana delle Tigri. In Consiglio Comunale oggi gli interventi anche di altri soggetti, oltre a quelli dei consiglieri comunali, ma in collegamento per noi proprio da Palazzo di Città ci riferisce sulle ultimissime Antonella Micolitti. Allora, buonasera Antonella. Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori della TG8. Hai detto bene, c'è una sala del Consiglio Comunale a Palazzo di Città gremita non solo di consiglieri e anche di parlamentari, ma anche e soprattutto di associazioni e cittadini. E ovviamente il tutto alla luce, come hai detto prima, delle vicende giudiziarie che hanno interessato il Comune, in particolare il settore lavori pubblici, con l'inchiesta alla Tana delle Tigri. Il Consiglio Comunale straordinario è stato richiesto dal Movimento 5 Stelle con la maggioranza compatta e in maniera compatta chiedono le dimissioni del sindaco perché, dicono loro, non ha saputo controllare ciò che si doveva fare. Ma il sindaco è abbastanza tranquillo, ribatte che alle dimissioni non ci pensa proprio, snocciola ciò che è stato fatto in materia di lavori pubblici, un settore particolarmente nevralgico soprattutto a Pescara, se pensate che sono 100 milioni di euro di fondi pubblici. Sentite alle mie spalle un vociare tra applausi e fischi, dipende da chi interviene, dipende dai vari interventi, e Dino D'Angelo dalla regia centrale può mandare in onda le immagini realizzate appena poco fa dalla collega Diego Martelli che mi segue in questa diretta. Sala gremita e ci sono anche delle persone, ci sono anche dei cittadini che insomma hanno osato un po', come ad esempio un attivista del Movimento 5 Stelle che si è presentato con una maglietta con la scritta amministrazione stupefacente. E invece della richiesta del Consiglio Comunale, poi manderemo subito le interviste, sia il Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico, comunque tutta la posizione, ha chiarito che non si vuole assolutamente parlare delle vicende giudiziarie perché se ne parlerà nelle sedi opportune, né delle vicende umane, ma ciò che è importante è fare il punto della situazione sui lavori pubblici in città e su quello che sarà il futuro della città di Pescara. Come vedete alle mie spalle non si può entrare, Diego Martelli non so come vi è riuscito a fare le immagini, e adesso se tu vuoi, Carmine, possiamo mandare le interviste che abbiamo realizzato. Ovviamente c'erano tantissime persone, tantissimi esponenti politici, noi abbiamo realizzato l'intervista che adesso mandiamo a Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, in un sit-in sotto Palazzo di Città con degli striscioni. Ed ecco cosa ci ha detto. Se tu vuoi possiamo agevolare il servizio. Bene, sentiamo. Domenico Pettinari, questa manifestazione con tanto di striscioni, c'è un leitmotiv: Masci, dimettiti. Ma sì, ma perché questa città sotto l'aspetto politico-amministrativo è una città completamente sporca, insicura, piena di buche. Già solo per questo un sindaco si dovrebbe dimettere, ma c'è di più: tutto quello che è successo in Comune di Pescara, un sindaco che dice non mi sono accorto di nulla, quindi vuol dire che non sai amministrare, a maggior ragione ti devi dimettere. Questa città ha davvero bisogno di una grande alternativa, indipendente, forte, equidistante, che possa ridare il buon governo alla città di Pescara e tutelare davvero gli interessi dei cittadini pescaresi. Onorevole, lei vuole sottolineare un punto, rimarcare qual è il problema che ha afflitto Pescara. Noi abbiamo pagato come cittadini di Pescara la disorganizzazione della macchina comunale. Si è sbagliato a consegnare fiducia ad alcune figure e questo ha restituito il contrario della decisione di qualità. Sembrava un San Giaccato con a capo una figura sganciata da rendiconti, verifiche e oggettivamente i risultati da raggiungere. Quello che adesso dobbiamo ricostruire è un'organizzazione su misura delle ambizioni di Pescara Nuova, Pescara Adriatica. Di sicuro questi 40 mesi che abbiamo alle spalle, quando abbiamo visto la fine degli asfalti che non si facevano, ci chiamano in causa per dare un nuovo modello organizzativo. Mai più rapporti fiduciari costruiti sull'amicalità.
Non è il primo consiglio aperto che facciamo su richiesta delle opposizioni, ne abbiamo già fatti diversi, anche partecipati. Questo è un altro consiglio in cui noi daremo le nostre risposte. Abbiamo 100 milioni di euro di lavori che sono partiti e stanno partendo per una città che si trasforma. Certamente non possiamo accontentare tutti, però facciamo le scelte per la comunità pescarese, che credo sta notando come la città si stia trasformando, e credo che Pescara meriti di crescere notevolmente anche con le risorse che abbiamo messo in campo e che oggi stiamo utilizzando, perché noi non abbiamo perso un euro dei fondi del PNRR, siamo stati uno dei pochi comuni ad ottenere i fondi nella loro totalità, quindi credo che oggi possiamo dire ai cittadini molto, ma quello che stiamo dicendo da anni, anche con il Covid che abbiamo attraversato con grande impegno, con grande risultati, poi le crisi che ci sono state, abbiamo fatto tantissimo e continuiamo adesso con i lavori che sono in corso. Queste le dichiarazioni di Carlo Masci. Antonella, dunque abbiamo sentito anche il deputato del Partito Democratico Luciano D'Alfonso. Correggo soltanto all'inizio le posizioni, che sono quelle appunto delle minoranze, a partire dal Movimento 5 Stelle, che ha chiesto questo consiglio comunale straordinario per le dimissioni del sindaco e della sua giunta, evidentemente di conseguenza, mentre la maggioranza mi pare abbia fatto quadrato attorno a Masci anche in vari tavoli politici che ci sono stati nei giorni precedenti. Si andrà avanti un po' più a oltranza fino a stasera, Antonella. Sì, giustamente tu hai mandato tutte le interviste sia al deputato D'Alfonso che al sindaco Carlo Masci, che diciamo al nostro microfono non si è detto molto preoccupato, è apparso diciamo tranquillo e ha voluto dare risposte soprattutto alla città. Ricordo e poi concludo che oltre ai comitati che già avevano protestato, oltre ai cittadini e oltre ai consiglieri ci sono anche i deputati come Luciano D'Alfonso, Guerino Tessa, Fratelli d'Italia, Nazario Pagano, Forza Italia e consigliere regionale Vincenzo D'Incecco della Lega. Insomma, si rumoreggia ancora, la sala rimarrà gremita e si cercherà di trovare risposte. Se non hai domande da studio, io ti restituirei la linea. Grazie Antonella Migoletti, a Diego Martelli per la parte tecnica.